Ciao a tutti da Criticone, oggi voglio farvi vedere un altro degli acquisti che ho fatto a questo Black Friday e si tratta di un acquisto di un prodotto, anzi per lo più per la casa. Si tratta di un portascarpe, esattamente sono degli aggeggi, come avete visto dalla foto, dall'anteprima, su cui si possono agganciare fino a un paio di scarpe per ognuno. E andiamo a vedere all'interno di questo pacco come li troviamo. Fatemi prendere un istante qualcosa per tagliare la superficie questa qui. Speriamo che non ho rotto niente, perché io ogni tanto ci vado pesante con la mano, infatti ho rischiato tantissimo di rovinare la superficie. Per fortuna la lama non ci è arrivata. Allora, questi sono messi così, veramente, cioè l'imballo praticamente non c'è quasi per niente. Perché sono messi così? Perché come vedete sono tanti, sono 10, dovrebbero essere 10, 1, 2, 3, 4, 5 e gli altri 5 eccoli qui. Andiamo a prenderli. Esattamente sono questi qua. Abbiamo inoltre una qui un opuscolo, diciamo, che ci mostra come si fa ad estenderli, perché è possibile anche estendere questi accessori. Insomma, come vedete qui c'è la possibilità di aprirli di più e di meno. Eccolo, sganciato subito, questo va attaccato a questo perno qua e io con la mia delicatezza l'ho subito fatto bloccare. Allora, qui c'è una specie di tacchetto, non so se si riesce a vedere dalla telecamera, che è possibile bloccarlo in base al tipo di scarpa che vogliamo metterci. Premesso che il funzionamento di uno di questi è una scarpa dentro e una scarpa sopra, cioè quindi avremmo le due scarpe poste, diciamo, una sopra l'altra. E la cosa che diciamo può lì per lì far rimanere perplessi è che come si può dire, uno dice ma dove li metto? In realtà le possiamo mettere ovunque, le possiamo mettere all'interno di una scatola, all'interno, se vogliamo, dell'armadio, possiamo sistemarne 5 o 6 e mettere le scarpe che utilizziamo di più, le altre si possono riporre nelle scatole. Comunque è un oggetto che secondo me è di grande utilità. A livello di come è realizzato, io vi dico che è materiale economicissimo, è plastica, come vedete, anzi anche sottilissima, quindi se non fate attenzione rischia pure di spezzarsi. Però quello che noi andiamo ad acquistare in realtà è l'idea che c'è dietro un progetto del genere. Se noi andiamo a premere quella parte centrale è possibile addirittura alzarlo in base a se la scarpa è più alta o meno. Come vedete qui io posso premere, esatto, e posso andare a chiuderlo. Nel caso la scarpa fosse piccola, ecco, potremmo metterla, magari se sono pantofole uno può mettere una qua e una qua. Secondo me a livello di utilità è un oggetto molto prezioso, cioè io penso di utilizzarlo molto questo oggetto qui, anche perché peraltro non è che l'ho comprato a caso, ma l'ho comprato perché mia moglie mi ha bacchettato subito: guarda, compra questo perché questo ci serve. E infatti sì, ci serve, perché noi abbiamo l'armadio di Ikea, quello adesso non mi ricordo il nome, quello che comunque si apre con le ante scorrevoli, ed è molto facile inserire all'interno di uno scomparto, andiamo a mettere questi portascarpe messi in questa maniera qui, in modo da poter prendere il paio che ci fa più comodo al momento. Ora però, ragazzi, è venuto il momento di parlare del prezzo, perché questo oggetto qui costa intorno ai 18,90 euro. Allora, secondo me, per il materiale che è stato utilizzato non ne vale neanche 10, e quindi secondo me, io vi dico la mia, l'abbiamo pagato caro, l'abbiamo pagato 20 euro. Però secondo me, visto sotto un certo punto di vista, cioè a livello di utilità, tutto sommato non è una cifra così esagerata. Tutto sommato, se voi pensate che quando siamo sotto Natale andiamo ad acquistare regali, andiamo a costare qualunque cosa, tutti i prodotti come simili a questo li troviamo alle bancarelle e ce li fanno pagare 10-15 euro a botta,
Qui abbiamo effettivamente 10 pezzi, 10 pezzi è un numero abbastanza ragionevole per una cifra simile, è come se in realtà l'avessimo pagato i 2 euro a pezzo, che sicuramente non è pochissimo, ma non è nemmeno una cifra così esosa, visto che uno lo compra una volta e poi ce l'hai per sempre, perché comunque tu ci metti le scarpe e lasci lì, non è che stai continuamente a utilizzarlo e si può rompere. Quindi io, per quello che vi dico, a me come acquisto va bene, non lo restituirò, me lo terrò tranquillamente perché comunque mi è piaciuto. E non so, voi valutate se effettivamente vi può servire o no. Non posso dirvi ve lo consiglio o no, perché io personalmente l'ho trovato utile, perché mi serviva, comunque l'ho acquistato, non è che l'ho acquistato altrimenti. Se voi pensate che l'oggetto vi può essere di aiuto, allora io penso che può essere un bell'oggetto. È chiaro che se non vi serve sono soldi buttati, perché chiaramente uno non è che si compra così dal giorno all'altro il portascarpe. Quindi, che dire, a me è piaciuto. Se vi è piaciuto anche a voi il video, lasciatemi un like, altrimenti il solito dislike senza problemi. E vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così da vedere i miei prossimi video, che saranno comunque circa una settimana, se riesco. A volte ne metto anche un paio, però diciamo che la mia media è di circa una settimana. Quindi, ragazzi, che dirvi, vi auguro un buon weekend e ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!